Buongiorno a tutti, siamo qui all'Istituto Comprensivo Cimarosa, quarto circolo, ci teniamo a sottolinearlo, e siamo ovviamente con la preside Modio Cecilia, che da tantissimi anni dirige con tanto impegno e soprattutto passione e amore verso i bambini questo istituto. Buongiorno preside, questo è il primo giorno di scuola. Sì, è il giorno dell'apertura ufficiale, è un giorno dedicato all'accoglienza, che non dura solo un giorno come accoglienza. L'accoglienza di questa scuola durerà 5 anni, quanto durerà il percorso di ogni alunno. Si accoglie l'alunno ogni giorno. Stamattina è il tempo che la scuola dedica alla famiglia per un rapporto e una conoscenza personale, al di là dei libri, dei quaderni e delle problematiche connesse alla frequenza. È un incontro tra persone. Abbiamo assistito a una bellissima iniziativa, abbiamo preferito riprendere i momenti salienti di questo incontro tra i genitori e i bambini di prima, che ovviamente si accingono a entrare nel mondo della scuola e quindi a socializzare soprattutto fra di loro. Certo. E poi anche gli insegnanti, i genitori, tutti commossi dal suo bellissimo discorso. Ecco, noi abbiamo notato soprattutto che lei... Era come se fosse la prima volta che facesse una manifestazione del genere. È sempre emozionata, è sempre così. Sempre. Ogni anno è il primo anno. Penso che il mio lavoro si possa fare in tanti modi, possa diventare anche mestiere. Per me non lo è mai stato. Ho affrontato ogni anno con l'entusiasmo di quando avevo 19 anni come docente e 29 come dirigente, con l'ansia di riuscire a rispondere alle attese degli alunni e dei genitori, consapevole di un ruolo che lo Stato mi aveva affidato. Io sono un dirigente dello Stato, lavoro e esercito la mia funzione in nome e per conto dello Stato, e ho l'orgoglio di mostrare ai genitori uno Stato che funziona. Voglio dire, stamattina i genitori hanno trovato in questo plesso, come negli altri plessi, le scuole tirate a lucido, pulite, imbiancate, colorate. Noi siamo state scuola che hanno da subito, una delle scuole che ha da subito goduto dei fondi del decreto Renzi per le scuole belle. Abbiamo stipulato il contratto con il consorzio Siglat il 29 di luglio, dal 1 di agosto sono cominciati i lavori. Sono orgogliosa, essendo, come le dicevo, un dirigente dello Stato, mostrare ai genitori lo sforzo dell'amministrazione centrale nell'accogliere questi alunni in scuole non solo sicure dal punto di vista della normativa, ma belle anche per quanto riguarda la vivibilità e l'aspetto proprio emozionale che c'è all'interno. Sicuramente sono aspetti importantissimi questi, il fatto soprattutto di avere una partecipazione totale, soprattutto chiaramente dalle istituzioni. Certo. Noi una cosa che volevamo dire, lei è dall'87 che dirige, sì, questo istituto. Sì, allora era quarto circolo. Adesso questo è l'ultimo anno, sì, preside. Ecco, come vivrà questo ultimo anno? Come il primo, l'ha detto lei, non c'è soluzione di continuità. L'impegno è lo stesso. Lo meritano gli alunni, lo meritano le famiglie e lo meritano i docenti. In tutti questi anni, preside, cosa le ha lasciato dentro questa grande esperienza che le ha maturato e soprattutto questo arricchimento che le ha dato agli altri? No, l'arricchimento l'ho avuto io. Io sono veramente grata alla vita, al fato, chiamiamolo come vogliamo, perché ho avuto la possibilità di lavorare prima in Emilia Romagna per 9 anni e dall'87 qui, in un contesto dove ciascuno è stato stimolato a portare le proprie peculiarità e a metterle in campo. Io ho dato e ho ricevuto moltissimo. Se sono cresciuta, perché io sono cresciuta nella scuola, indubbiamente, dati i tempi di ingresso, lo debbo a tutte le persone, a qualsiasi livello, dal più alto al più basso del gradino amministrativo. Da tutte queste persone ho imparato, a qualcuno, a molti, forse a tutti ho rubato un poco di mestiere, nell'umiltà che si confà ad una persona che sa
perché nella vita non si finisce mai di imparare. Cosa si sente di dire ai genitori che hanno portato qui i loro bimbi al primo anno, ecco, quelli là del primo anno? Di fidarsi, si devono fidare, perché c'è un corpo docente che, non lo dico con il cuore ma con la mente lucida di chi un poco di esperienza, diciamo così, l'ha acquisita. C'è un gruppo docente, che è tutto il collegio, sia della materna, dell'elementare che delle medie, che è fortemente competente, informato e formato. Sono questi miei docenti una risorsa non solo per la scuola, ma per la comunità. Consideri che se fai il calcolo ogni 5 anni quanti alunni sono usciti da questa scuola con non solo un bagaglio di conoscenze accettabile, apprezzabile nella misura in cui ognuno poi era capace, ma anche con uno stimolo ad essere cittadini attivi. Questa scuola, e lo dico con orgoglio, questo sì, ha il vanto di aver aperto le porte al territorio dall'87 a oggi. Non c'era la cultura dell'apertura, noi abbiamo occupato gli spazi esterni, abbiamo portato la scuola fuori per dire che la scuola è della città. E mi piace, quasi come se fosse un bilancio, notare oggi che tutte le scuole di Aversa sono aperte al territorio e Aversa gode di una particolare situazione di scuole molto attive, molto proficue, molto centrate su quelli che sono poi gli obiettivi che ciascun dirigente persegue, e cioè offrire un servizio scolastico efficace ed efficiente, ma ancora di più nei termini che lo Stato si aspetta. Io penso che sicuramente questo è uno degli istituti più conosciuti sul territorio, è un istituto molto apprezzato, e pensiamo, e non lo penso solo io, ma pensiamo che questo sia anche dovuto grazie alla sua grande esperienza, diligenza e passione, come dicevo, perché lei l'ha detto prima, ecco, non solo fare gli insegnanti ma anche i dirigenti dello Stato significa metterci passione, impegno, perché qua quando si parla di bimbi, di istruzione, è chiaro che è alla base, il fondamento. Ecco, Preside, cosa si sente adesso di dire a tutti in occasione appunto di questo, di questa nuova partenza, di questo nuovo anno scolastico, e sì, soprattutto un saluto? Che intanto ci dobbiamo rimboccare le maniche, perché abbiamo un anno lungo, molto ricco, nel quale ci saranno anche momenti in cui, ecco, c'è da riflettere per decisioni che saranno assunte anche per il futuro. Noi abbiamo un curriculum scolastico intenso, forte, centrato sull'alunno. Abbiamo avviato l'esperienza dell'indirizzo musicale nella scuola media, aprendo il territorio ad una cultura della musica colta, che era un tassello mancante nell'esperienza culturale persana. Ho l'orgoglio di avere nella scuola secondaria di primo grado un'orchestra composta da ragazzini dagli 11 ai 13 anni, in grado, con l'aiuto dei loro docenti, di suonare musiche colte e difficili. L'anno scorso hanno suonato Ion Melli e hanno suonato Cimarosa. Infatti quest'anno è capitato proprio in concomitanza, sì, i 300 anni di Ion Melli. Sì, sì. E io, il mio congedo non può essere che quello di un invito a tutti a profondere nella scuola le migliori energie. Il futuro si costruisce con un ottimo presente. Qualcuno ha detto: cogli l'attimo, fuggente. Sicuramente. E la scuola non può perdere gli attimi. Noi viviamo di attimi, e dico che molto probabilmente come professionisti siamo anomali, perché siamo i professionisti dell'utopia. Noi investiamo in sogni e ci auguriamo di far insorgere, sorgere i sogni nel cuore dei nostri alunni, perché il sogno poi richiede impegno, costanza, perché possa diventare realtà. È come degli eterni innamorati dell'utopia, confidiamo che quest'anno, ecco, sia ricco di grandi risultati e che la scuola, nello specifico per quanto riguarda me, questa scuola, continui il suo percorso, che è stato sempre un percorso in crescendo.
Intanto noi insomma, portiamo avanti quest'anno che sta per iniziare, poi ci auguriamo per tutti, ecco, che lei per noi rappresenta sicuramente un validissimo esempio per il suo successore. Le facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie. A lei e a tutto l'istituto, e in bocca al lupo insomma, e a presto, arrivederci, grazie Presidente. Grazie a lei.